Buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. E oggi siamo qui, non un video informativo però devo dirvi alcune cose, diciamo. Partiamo subito dalla cosa che attanaglia moltissimi youtuber, anche grandi. Parliamo di Favij o i Mates o qualsiasi youtuber, perché alla fine chiunque faccia YouTube gli sta succedendo questa cosa, anche in piccolo, ma gli sta succedendo. Ovvero, YouTube vuole togliere Google Plus dalla piattaforma YouTube, perché non è proprio il massimo, perché funziona male e quindi niente, si vuole togliere e diventare più autonomi e gestire meglio la cosa. Problema è che sta creando un casino YouTube, togliendo, cioè staccandosi Google Plus, sta morendo piano piano. È come se tu ti strappassi un rene, puoi vivere anche senza un rene, però intanto muori dissanguato. Ecco, questo è YouTube in poche parole. Infatti, a moltissimi youtuber quali Favij o Imates, vabbè, dico sempre gli stessi nomi, sono state tolte visualizzazioni o comunque non gli sono state accettate. In poche parole, le visualizzazioni gli arrivano 4 volte meno di come gli dovrebbero arrivare normalmente. E il bello è che sono arrivati fino a me, che ho manco 400 iscritti. Cioè, vi spiego. Il video di Ratrix, la YouTube Poop, quella famosa, quella di 15.000 visualizzazioni, era appena arrivata a 15.800 visualizzazioni. Tranquillissimo. A certo punto, 15.200. Mi hanno tolto 600 visualizzazioni. I like per fortuna sono rimasti intatti, da quel che ho visto. Però mi sono state tolte 600 visualizzazioni. Adesso io non me ne faccio un problema, perché non ci guadagno su quel video e comunque sono pur sempre 600 visualizzazioni in confronto al totale che ho fatto con quel video, ovvero più di 15.000. Il problema è che se fosse successo questa cosa a un altro video, sarebbe stato quello sarebbe stato veramente un problema. Cioè, vi lascio immaginare cosa sarebbe successo se mi avessero tolto 600 visualizzazioni dalla YouTube Poop definitiva su Radrix, quella che ha 1.000 visualizzazioni circa, se non 2.000. Lì sì che ci sarebbe stato da sclerare, perché lì sono state proprio sudate, non mi ha sponsorizzato nessuno lì per quel video. Ho fatto, cioè, non tutto da solo, perché alla fine ho cavalcato l'onda della fama delle YouTube Poop di Radrix e mi ha fatto 2.000 visual. Però sarebbe un po' una rosicata quella, capite cosa intendo, no? Niente, questa è la storia di YouTube in poche parole, cioè quello che sta succedendo adesso. Speriamo che il problema venga risolto più presto. Ma, seconda cosa, voglio parlarvi di come è andata la YouTube Poop. Sono molto 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 felice. C'è gente che ha commentato in live chat, quindi io saluto Ardit26, con cui ho avuto il piacere di chiacchierare, insomma, in certi momenti. Poi ho dovuto cambiare account perché quello lì era intasato da troppe cose e quindi adesso ho un profilo proprio privato mio, quello lì l'ho proprio buttato, non seguo più nessuno. Cioè, zero seguiti, tipo. E niente, poi saluto anche MixMax, che ha commentato. Comunque, se voi volete andare a vedere quei canali o quei profili, li trovate in live chat. Voi cliccate in live chat, vi lascio. Ardit26 mi pare abbia un canale, ve lo lascio qui sotto. E vi lascio anche il canale di Salvatore Finnanca. Ho visto, fa belle cose, insomma, belle canzoni. Quindi, cioè, belle cover, non sono canzoni sue, ma fa delle cover con delle applicazioni di musica elettronica. Quindi vi lascio tutto qui sotto nel primo commento, perché la descrizione è intasata da altri link di miei video. E terza cosa, ho aperto un secondo canale. No, seriamente, ho aperto un secondo canale dove spesso ci saranno delle live. Qui però non ci saranno solo live. Infatti, prima di fare il live devo sempre aspettare che team, cioè avere la connessione team, che sono ancora a Vodafone. Dovevamo passarci a fine settembre. Siamo a fine ottobre, ancora non ci siamo passati, ma vabbè, ci passeremo verso i primi di novembre, spero. E quando ci passeremo faremo tutte le live su Fortnite, più video su Fortnite, eccetera eccetera. Voglio sostenere il progetto del secondo canale. Cioè, ho già pubblicato un video, vi lascio il canale nel primo commento. Il mio si chiama Mark Remastered. Perché Remastered? Perché ho deciso di prendere tutti i miei video vecchi. Visto che stavo controllando bellissimamente i miei video vecchi l'altro giorno, ho detto, ma vediamo più il mio video a caso. Stavo scrollando giù nei meandri nascosti del mio canale, ho visto che c'era un video di Five Nights at Freddy's che ha fatto 100 visualizzazioni. Ho detto, com'è possibile? Questo video è quasi di un anno fa, come ha fatto? Sono andato a vedere e, a parte quel cornicione nero gigante che c'era intorno, era un video abbastanza godibile. E quindi ho deciso di
non tanto per il mio editing, perché il mio editing faceva schifo. Ho deciso di rieditare quei video, cioè l'ho presi, non è che vado, no, i file video e audio non ce l'ho più di quei video. Ho scaricato quei video e li ho rieditati. Durano pochissimo, cioè se quei video duravano 10 minuti adesso ne durano 3-4. Però sono delle perle. Cioè io non vedo l'ora, probabilmente uscirà un video ogni 2 settimane, ogni domenica. Quindi se sono inattivo qui potete sempre trovare attività sul secondo canale. E vi invito a passarci, non tanto per piacere mio, nel senso evviva così ho più iscritti anche nel secondo canale. Solo che se dovesse succedere qualsiasi cosa sul primo canale, almeno una fetta di fanbase che ho sul primo, sul secondo. Quindi posso ricaricare i miei ultimi video e chi si è visto si è visto. Invece se facessi tutto così appena mi chiudo nel canale per qualsiasi motivo, adesso lo sto buttando lì, però ho visto cosa magari è successo a G-Madre, che gli hanno buttato giù il canale e a quanto pare non c'aveva più i video pronti da postare. Insomma, anche il secondo canale mi sa non c'aveva manco un secondo canale. Cioè lui è stato aiutato da altri a tornare su, perché sennò sarebbe stato un po' un macello. Però vi invito a passarci. Non lo tratterò proprio come secondo canale, ma lo tratterò come plus, cioè un più di Mark Italy Channel. Quindi non carico tutti i video che carico lì, non li caricherei mai sul primo canale, perché altrimenti caricherei troppi video e toglierei spazio ad altri video che uscirebbero invece, che secondo me meriterebbero di più, perché non sono rieditati ma sono proprio fatti lì sul momento, cioè più lavoro. Perché non è tanto il fatto di caricare un video al posto di un altro, ma di caricarne magari 3 o 4 a settimana, che non si rivede nessuno. Quindi faccio più lavoro, poche visualizzazioni. E niente ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ricordo di iscrivervi, di lasciare like, di condividere il video. Non so come possa essere venuto il green screen qui dietro, perché la prospettiva inganna, potrei anche uscire più alto del green screen, anche se ne dubito fortemente, però prima è successo. E niente. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi!